Buonasera cari telespettatori, siamo qui per parlarvi stasera delle differenze tra l'uomo e la sua dolce metà, la donna. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Ed ora parliamo della coniugale unione tra l'uomo e la donna, il matrimonio. Una donna sposa un uomo sperando che cambi. Ma lui non cambierà. I'd want to sing it note for note, don't worry, be happy. L'uomo? L'uomo sposa una donna sperando che non cambi. When you worry, you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Ma lei, come tutte le donne, cambierà. Al ristorante, quattro uomini e quattro donne al momento di pagare. Ma dai, insomma, mi sento bene. Quattro uomini a pranzo fuori, anche se il conto è di soli 80 euro. Ognuno tirerà fuori la propria 50 euro e dirà che non ha tagli minori, ma soprattutto che non vorrà arresto. Quattro donne a pranzo fuori? Quando arriva il conto, nonostante sia di 80 euro, tirano fuori calcolatrice e spiccioli. Ed ora analizziamo il bagno di un uomo e il bagno di una donna. Buono. Un uomo ha in media nel suo bagno 6 oggetti: asciugamano, spazzolino, dentifricio, schiuma da barba, rasoio e profumo. Una donna nel suo bagno ha in media 337 oggetti:
asciugamano, tonico, latte detergente, crema idratante, mascara, fondotinta, fard, smalto, rossetto, crema depilatoria, acetone, ovatta, lacca, spazzola, cipria e profumo. Per non parlare di bambini. Una donna sa tutto dei suoi bambini. Appuntamenti dal dentista, migliori amici, hobby, sogni, incubi, paure e speranze. Un uomo è vagamente a conoscenza di una persona bassa nella casa. Per non parlare di capelli. Ciao cara! Oh mio Dio, ti sei tagliato i capelli! Sì. Sembri un amore, vediamo un bacio. Vediamo, madonna mia, stupendi! Non sono troppo ricci! Ma cosa dici? Sono perfetti, santo cielo! Anch'io li volevo fare! L'altro giorno avevo persino prenotato la parrucchiere. Però penso che il mio viso è un po' troppo rotondo. Ma cosa dici? Il tuo viso è adorabile! Che potresti fare uno di quei tagli tanto alla moda? Lo volevo fare anch'io, ma non volevo mettere in evidenza il mio collo. No, che dici? Io, il tuo collo è adorabile. Qualsiasi cosa pur di nascondere queste spalle enormi. Le tue sono enormi, vogliamo parlare delle mie? Guarda, ho le braccia troppo corte. Ma che dici? Sei ridicola, ma se tutti gli uomini che conosco non fanno altro che cadere ai tuoi piedi. Beh, cara, io adesso sono proprio in ritardo. Devi andare? Sì. Ok, mua. Naturalmente il tuo shopping continua, vero? Certo. Mua, un bacio, amore. Ehi, ma ti sei tagliato i capelli? Sì. Perché la donna della mattina è sempre più brutta di quella della sera? Gli uomini si svegliano con lo stesso aspetto con il quale sono andati a dormire. Le donne, in qualche modo, si deteriorano durante la notte. È migliore di una donna. Innanzitutto la birra non urla, la birra non ha mai mal di testa, la birra non grida per alcune sciocchezze come... Basta sempre, la basta, basta, che non capisce niente. Per esempio gli uomini, se pensate, ops che sbadata, voi non sapete neanche il significato di questo verbo. È la tavoletta del WC, vogliamo parlare di questa benedetta tavoletta, chiudetela, abbassatela, non provoca infiammazione alle arti, capito? Non provoca niente. Hai capito? Domenica, calcio, Formula 1, fate quello che vi pare. A non chiederci dove andiamo, con chi siamo, quando torniamo, quando è pronta la cena, quando è pronto il pranzo. Basta. Una donna è indipendente, intelligente, versatile, flessibile, dinamica, può fare tre cose insieme, è un artista. E voi che cosa siete? Che cosa siete? Che cosa fate? Niente, dalla mattina alla sera! Sempre! Basta! Via! L'inferno non è mai tanto scatenato quanto una donna offesa. Alle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che ascoltino. Chissà di preciso a cosa servono le donne. Amarle o odiarle. Eppure, per quanto male un uomo possa pensare delle donne, non c'è donna che non pensi ancor peggio di lui. La donna, che è tanto furba da chiedere consigli a un uomo, non è mai tanto sciocca da seguirli. Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. Well, everybody says about the bird. The bird's a winner, bird.
Io le ho provate tutte. Le patatine. Simona, mi stai sentendo? Simona, devi andare a fare la scena. È tardi, è solo l'una meno venti. Mi devo andare, ok? E va a fare la scena. Come mettersi una scarpa in due ore? Marco, ma stai un calzando? Non lo so usare, cioè non mi conviene. Sì, ma è venuto bruttissimo. Aspetta, ah, ha messo che è un po' piccoso. Everybody's heard about the bird.